Bentornato Gudri e da Carlo. Ora vediamo una scheda che normalmente non è installata sul PC, come la scheda FireWire. Leggendo il nome della scheda di cui parleremo, ti potrai chiedere qualcosa del tipo: ma che c'entra la parola fuoco col computer? Beh, scherzando un pochino, se tu vai a prendere il traduttore Google o comunque qualsiasi altro traduttore e provi a tradurre letteralmente la parola FireWire, non ti fornisce granché di significato. Separando le parole fire e wire, invece ottieni il più attinente cavo di fuoco. Ora tutto più chiaro, naturalmente. Lasciando perdere giochi di parole, andiamo al sodo. Che cos'è una scheda FireWire, che qui è rappresentata in figura? È uno standard di collegamento tra periferiche. A volte si usano anche altri termini, tipo IEEE 1394 o I-Link. Brutalmente ti dico, è un'interfaccia, una porta che normalmente viene utilizzata per collegare periferiche multimediali ad un PC. Si presenta con un collegamento simile a una porta USB, ma le cui dimensioni in termini di interfaccia sono un pochino più alte, più spesse. Di norma una scheda FireWire presenta più di una porta di collegamento, proprio perché è utilizzabile da diverse periferiche, un po' come avviene per le porte USB. Quest'ultima però, la porta FireWire, ha dalla sua una migliore qualità in termini di prestazioni. Ma cosa serve la scheda FireWire? Lo specifico utilizzo è riferito al trasferimento di dati, come dicevamo, tra una periferica ed un PC. Questi dati normalmente sono di tipo multimediale. Ti sarà capitato sicuramente di vedere una videocamera collegata ad un computer. In questo caso, il collegamento tra la periferica del PC era grazie ad un cavetto ad hoc verso la porta FireWire. Così facendo trasformerai la scheda FireWire in una scheda d'acquisizione audio-video per poter trasferire i tuoi filmati sul PC e, tramite un programma di video elaborazione, video editing in inglese, potrai effettuare elaborazioni video anche di tipo professionale, dotandoti degli strumenti adatti, quindi potrai creare i tuoi bei filmati amatoriali e trasformarti così in un vero regista. Dove si può trovare la scheda FireWire? Normalmente un computer è sprovvisto di tale scheda, per cui è necessario acquistarla separatamente e sarà di tipo PCI. I prezzi sono di pochi euro. L'accesso alla scheda ti sarà possibile sul retro del PC, sempre verso il basso del case. Dopo aver collegato la scheda FireWire al computer ed averla acceso, il sistema operativo, una volta avviato, riconoscerà la periferica ed installerà i driver relativi per il suo corretto funzionamento. A questo punto sei pronto per il suo utilizzo semplicemente collegando la periferica alla scheda FireWire grazie ad un cavetto dedicato. Ma quali sono i collegamenti? Qui in figura sono rappresentati due tipici collegamenti FireWire. I connettori, come puoi ben vedere, sono diversi. Esiste la versione a 6 piedini, 6 pin, o a 4 piedini, che spesso si trova sui notebook. La funzionalità è sostanzialmente identica dal punto di vista delle capacità di gestire le periferiche. Dovrai dotarti di uno o l'altro cavetto per i collegamenti del caso. Esistono cavetti alla cui estremità c'è un connettore 6 pin e all'altra un connettore 4 pin. Altri cavetti che posseggono entrambi le estremità con l'interfaccia a 4 piedini. Nella prossima lezione conoscerai il componente che secondo me rende vivo il computer, uno dei più importanti in assoluto, la scheda Ethernet. Non mi resta che ringraziarti, un saluto, ciao, a presto da Carlo e alla prossima!